erano tutti lì col televisore acceso, semplicemente così, ma nessuno guardava. Vabbè, Mauro, Mauro, ciao, Mauro Mantova, chi è Mauro, il solito, chi è? Mauro? Che c'è, Mauro, che c'è? Mauro, dimmi, ciao. Ascolta, quella cornata che hai lì, quello spiegato, quello ospettore che hai lì in fianco, ma schiaccialo come uno scarafaggio sul fronte. Che non serve un cazzo. Aspetta, aspetta. Cosa lo tieni lì a fare? Che porta solo rogna. Che cosa l'ore? Cos'è che è bravo? Che cosa l'ore? Ho fatto 7 milioni! 22 milioni in un giorno! Sai cos'è? Che cosa l'ore? Ma che cosa l'ore? Ragazzi, però state calmi, sennò non si capisce niente. Allora, prima Mauro, poi Mauro, dimmi. Ascolta, ma cos'è sta stronzata, la bestemmia o non la bestemmia? Ma la bestemmia è mandare in onda la trasmissione come Arena. L'arena. Ma che c'ha l'arena? Ma che t'ha fatto? Culo di Giletti. Ma che t'ha fatto Giletti adesso? Dai, ma su. Ma lecca culo, porca puttana. Ma non è un lecca culo. Come Mazzoli. Mazzoli prima lecca il culo a Berlusconi, poi va a leccare il culo ciò che ti prova dei Benedetti. Ancora, perché ancora, ancora. Ha avuto i soldini, il coglione. Ma chi? Coglione. Chi? Mazzoli. Ma tu non conosci, ma ancora Mazzoli. Mazzoli. Ma questo è fissato. Ma chi se ne frega di Mazzoli? Ma ma sai chi è? Che cosa non è? Un ruffiano, un pezzo di merda. Vabbè, d'accordo. Vabbè, ma lascia perdere adesso, Mazzoli. Ma che c'entra? Perché devi insultare la gente? Dai, su. Ma è un pezzo di merda. Vabbè, ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? Cosa c'entra? Ma cioè, perché ci fanno meraviglia? Ma poi ascolta, c'è stata fatta meraviglia. A me non me ne frega niente. Aspetta un attimo, cosa vuoi dire sulle bestie? Ma lascia perdere, Mazzoli, lascialo perdere. Va bene. Allora, hanno fatto una meraviglia per una bestemmia. Ma la Rai! La Rai! È una bestemmia! Dio buono! Ma lo sai che io fermo. Io dovrei pagare nella bolletta che sono a reddito zero grazie a quelle parole di merda di Monti, che è il cognato di Benedetti, per salvare la sua Monti, banca, cognato di Benedetti, e l'ho portato le fotocopie. Te le ho portate, perché io non dico cazzate, io le dico, te le posso anche portare. Tu sei a reddito zero perché non lavori, diciamo la verità. Grazie, cioè, chi dà un lavoro, no, così, non lavoro più matto come prima, grazie a quel bastardo di Monti. Ma no, Mauro, dai, non lavori perché non lavori, punto, non per colpa di Monti. Hanno ammazzato la media impresa, ma tu lo sai che nel 2010, no, 2011, solo quell'anno lì ci sono stati 116 suicidi. Vabbè, maestro, non è che tu non lavori per colpa di Monti. Peccato, sono 117, guarda, lui. Chi ha creato la recessione, porca troia? Ma chi la c'è? Vabbè, Mauro, io non ho capito una cosa. Adesso tu sei passato, adesso non voglio dire niente, non voglio dare ragione a Parenzo per forza, però sei passato dalla bestemmia alla Rai a Monti Ebreo. Qualcosa non torna, Parenzo, tu che dici? Qualcosa. Ascolta, la Rai è che cozzalone! E 22 milioni! Che cozzalone! Che cozzalone! Che cozzalone! Sai che amico di De Benedetti? Che cozzalone! E di Monti! Io lo ammazzo di botte veramente! Mamma mia! Che cozzalone! Sai cos'è nel comune? Che cozzalone, De Benedetti? Non è un essere umano! Quello non dovrebbe nemmeno esistere! Ha ragione la Vanna Marchi in quella vecchia intervista! Non dovrebbe nemmeno girare per strada quel coglione lì, perché è talmente idiota che non merita nemmeno di vivere, sto stronzo. Ascolta, Cruciani, dimmi. Praticamente la Rai è stata preconfezionata da quei tre dittatori che ovviamente fanno i dittatori da 5 anni. Ma chi? Napolitano, magistratura democratica. Ma che c'entra la bestemmia? Ma cosa c'entra con la bestemmia la Rai? Sono stati loro! Ma perché ascolta la Rai? Non si muove un dito se non c'è l'approvazione di chi? Di Sharon, di Netanyahu, democratica, e quella marmaglia lì e c'è stato Netanyahu anche, e Netanyahu e Bibi Netanyahu. Tu lo sai che hanno dito il contratto, chi governa la Rai lo sai o no? È il rabbino e Netanyahu alla Rai, lo sai te? Poi sta zitto quella merdaccia lì. Fermo. Poi sta zitto quella merdaccia, invece che cerca di coprire la realtà a sto deficiente. Allora, il comporto Berlusconi l'hanno zitto in corso Garibaldi. Ferma, aspetta, fermo. Enrico, concentriamoci, sennò perdiamo tempo. Allora, secondo te che cosa ho? Sei stronzo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu gelato al cioccolato, pubblicità. Oh, coglione, c'è la tua sorella! Va
Allora, con il 2016 è tornato anche Mauro da Mantova, che però non capisco cosa voglia dire, perché secondo lui la RAI è controllata non so da chi. Mauro, scusami, da chi sarebbe controllata la RAI? Ascolta, amico, te lo devo anche dire da chi? Da chi? Da chi è controllata? Ma ascolta, ma lo sai benissimo. No, sulla questione della bolletta devo dire la verità. Sulla bolletta, sul canone in bolletta, ha quasi ragione Mauro, devo dire la verità, Parenzo. No, aspetta, aspetta. No, ma la cosa incredibile, la questione del canone in bolletta è una roba quasi incostituzionale. A mio parere è quasi incostituzionale. Quasi! È anticostituzionale! Zagrebelsky sta parlando, senti. Senti, Gustavo. È una dittatura, porca puttana! Vabbè, senti, Gustavo, come si fa a mettere obbligatorio il canone RAI? Ricolfi, senti. Se io la voglio nemmeno vedere, ma nemmeno spiorata proprio. Non voglio vedere la scritta RAI. Non la voglio vedere. Vabbè, ok, ho capito. Allora? Scusami bene, ma io cosa devo sentire? Sto stronzo di Renzi che mi dice al TG tutto va bene, l'Italia sta crescendo. Che cazzo sta crescendo? Che continuano a calare i posti di lavoro? Che cazzo dici? Vabbè. Che io sono anoressico, che sono 103 kg, posso raccontare di essere anoressico? Io, brutto coglione! Vabbè, Mauro, abbiamo capito. Te lo dico in faccia, ti sputo pure in faccia. Brutto del cacolo. È il leccaculo dei Prodi e dei Benedetti. Ma ancora, ma che c'entra? A quel coglione! Ma basta! È un coglione! Parenzo, non hai nulla da dire? Ok? Sì. Ok! Uno che dice è che nega l'evidenza! Ok! È un coglione! Sai chi è stato a mettere il canone della RAI in bolletta? Coglione. Sai chi è stato? Che Cozzalone! Perché, scusa, che cosa c'è? Ha fatto in due giorni 22 miliardi! Che Cozzalone! È stato lui! D'accordo con Netanyahu, il rabbino capo di Gerusalemme! Scusami, Mauro da Mantova, ma cosa c'entra il rabbino capo di Gerusalemme con la RAI? Cosa c'entra? Cruciani! Non lo sai cosa c'entra? Dice, no, francamente è difficile capire cosa c'entra il rabbino capo di Gerusalemme. Alla RAI! Cosa c'entra? Ma l'hai visto quell'altro? Cruciani. Chi? Tronchetti Brera! E quanti cognomi ha? Tronchetti Brera! Dice, no, è uno solo. Tronchetti Brera! Cazzo scemo! Metti un uccello in bocca che quella aspetta! Sto frocio di merda! Sto frocio! Frocione! Allora, sai come lo vedo io? Mamma sai come lo vedo io, Parenzo? Mamma mia! Sai come lo vedo? Allora, sai come è stato? Sai come lo vedo io, Parenzo? Valsecchi, cosa c'è da Valsecchi? È stato Valsecchi! Ma scusa, Valsecchi è ebreo! Ma no, guarda, ti assicuro di no, veramente è cattolico. Scusa, il successo di Zalone, tu come te lo spieghi, Mauro? Ascolta! Come me lo vedo quell'idiota che c'hai a fianco, sto stronzo? In un club in un club lui è il cook. È il marito che offre la sua lei ai burri, vabbè, ma che c'è? Ai sorelli. Ma che lui c'è? È il traffico cook. Che porta la moglie a far coprire, perché lui non ce la fa più, perché è un fracio, non gli viene duro davanti una donna, allora la porta la botta, quel coglione fracio di merda, quello è un ricchione di merda, pure ebreo. Com'è che fa? Hai capito? Questo è l'immagine di lui, un cornuto, contento e consenziente. Sai chi è il califfo? De Benedetti! Ma c'è come il califfo? De Benedetti è il califfo! È lui che dai! De Benedetti! Ma nemmeno la merda! Almeno la merda cursiva! Non serve nemmeno quello! Non serve niente! Cruciani! Ascolta! Poi Cruciani! E sai chi Cruciani. È lui, Sai chi è? Mettici un uccello in bocca, sto scemo! Vai, basta! Sai chi è? Cruciani! Allora, sai chi è stato? Far cadere le borse in Cina? Che Cozzalone! Che Cozzalone è stato! Ascolta, ma per parlare ti mando a fanculo, Dimmi, Mauro, dimmi. Allora, Cozzalone! Il complotto Berlusconi nel 2010 è stato ordito al Palabam, che è la sala Palabam, alla sala convegni della Banca Agricola Mantovana Monte dei Paschi di Siena, che è la stessa cosa. Banca Agricola Mantovana e Monte Paschi di Siena. Sì. E Monte Paschi di Siena come Banca Commerciale Italiana e Banca San Paolo, è la stessa cosa. Mm-hmm. Perché quell'ebreo di De Benedetti ha cominciato a scalarla con i soldi del gruppo IRI che gli dava a Prodi. Sai chi è stato? Sai chi è stato? Sai dove è il conto che Cozzalone? Alla Banca Mantovana! Ma cioè non è vero, vale, sta in Puglia, cazzo, va il conto in Puglia, no? Che Cozzalone è stato lui! È stato te, poi anche quell'idiota che
Sono imbecille. Gatto in te. A Mantova, un'azienda io, fallita dall'inizio, dal primo giorno. Però un'azienda. Quando organizzeremo la cena? Poche deficiente, che con un bel limone nel culo, rosmarino su per le orecchie, lo metto lo schermo. Ciao Mauro, ciao. Ciao.